Buonasera, signori. Che stile? Calma, Charles, diventerete amici. Ehi, Catherine, bella mia! Vieni un po' qui! Papà ha bisogno di bere! Come va la ricerca? Non si cava un ragno dal buco. E i tuoi contatti indiani? Bisogna ottenerne la fiducia perché dicano ciò che sanno. Ho un'idea su come possiamo riuscirci. C'è un tale che ha preso degli indiani come schiavi. Salviamoli e quelli ci aiuteranno. Sai anche dove li tiene? No. Ma Church sì. Lui può trovare chiunque. Anche lui è sulla lista. Problema risolto. Mi stavo chiedendo chi contattare. Ben fatto. Splendido. Charles. Signore. Pare che non siamo gli unici interessati al signor Church. Potrebbe essere ovunque. Che facciamo? Lo cerchiamo. Vieni. Ti mostro come. Comprate qui il Boston Weekly. Dobbiamo scrivere alla sua famiglia, che dici? Non dobbiamo immischiarci, nemmeno con le migliori intenzioni. Se solo li avessi visti, erano ubriachi fradici, non stavano in piedi, e in pieno giorno per giunta. Privilegio di Re Giorgio II, parte delle terre adiacenti alla Trinity Church della città di New York, sarà destinata all'edificazione del King's College. Dio salvi il re! Richiedete i servizi musicali di Bello, Walford e Club per passare ore piacevoli in qualsiasi periodo dell'anno. Udite, udite! Molte case e camini sono stati danneggiati dal recente terremoto a Cape Ann. Le scosse sono state avvertite a Boston, nonché a nord e a sud. Le chiese hanno dato riparo agli sfollati. Dio salvi il re! Un comportamento del genere da un aspirante chirurgo. E non lo diventerà se continua a ubriacarsi. Che spettacolo vergognoso! I genitori di Benjamin ne morirebbero. Forse dovrei mandare qualcuno a prenderlo, prima che macchi la sua reputazione per sempre. Si sono diretti verso nord-est. Saranno sicuramente in cerca di una taverna o di un altro luogo di malaffare. Inizia a fare domande ai passanti. Io salirò più in alto. Thank you.
Drizziamo le orecchie. Con un po' di fortuna, una di queste persone sa che fine ha fatto peggio. Ribaldi e furfanti si aggirano in strada e ne ho incontrati alcuni solo poco fa. Non mi dire. È stato vicino alla chiesa. Un gruppo di uomini correva verso di me quando uno di loro è crollato a terra di colpo. Era mai messo. All'inizio volevo aiutarli, ma è bastata un'occhiataccia per farmi cambiare idea. Forse è meglio così. Non è il tipo di gente con cui vorresti avere a che fare. Ma nessuno apre bocca. Al diavolo! Stanno mentendo! Già, che posso farci? Le minacce sono inutili e non intendo pregarli. I fatti valgono più delle parole, amico. Arrestane uno e mettilo alla gogna. E poi vedi come canta. Se lo faccio, di sicuro canteranno canzonacce su di noi. L'ultima cosa che ci serve sono i banditori che denunciano i nostri abusi di potere. Lascia perdere. Il tizio è morto. I colpevoli spariti. Chissà qualcosa non vuole dire la verità. Se i cittadini proteggono i furfanti, tanto peggio per loro. Altro il debito va ripagato. Non lo invidio proprio. Chissà che lo aspetta. Cosa pensi volessero fare? Immagino niente di buono. Cutter era con loro. Forse cercavano un posto tranquillo per farlo fuori. Ma quanto mi dicono, questi abruzzi si fanno in pochi isolati. Ora che ci penso, meglio non comprare carne. Ottima idea. Visto, Charles? Presto troveremo Church. Come ti avevo detto? Se posso, signore, dove avete appreso tutto questo? Lo si impara se si viene cresciuti come lo sono stato io. La percezione è fondamentale per l'ordine. Guida i piedi quando si corre o ci si arrampica, indica alle mani quando colpire e lottare, ma soprattutto trasforma i sensi. Si inizia a percepire la realtà in un modo diverso. Attento, il posto è sorvegliato. Dobbiamo evitare le guardie.
mucchiosa. Dovrò trovare la chiave. Aspetta. Ci siamo. Perché devi sempre rendere tutto così difficile, Benjamin? Basta che tu mi dia ciò che mi devi e tutto sarà dimenticato. Non pago, non mi serve protezione. È ovvio che ti serve protezione. Altrimenti non saresti qui. Che razza di modi. Ora, che vogliamo farne del nostro ospite? Magari tagliamogli le mani, così non potrà più operare. O magari tagliamogli la lingua, così la smette di blaterare. O magari tagliamogli il cazzo, così la pianterà di fotterci. Quante opzioni? Non so quale scegliere. Tutte e tre. No, no, un momento. Forse sono stato maleducato a rifiutare prima. Mi spiace tanto, Benjamin. Ma ormai è deciso. Sì, ragionevole, Silas. Lo sono già stato. Ma ti sei approfittato della mia generosità. Non mi farò fregare una seconda volta. Temo di non avere lo stomaco per assistere a tali mutilazioni. Chiamami quando hai finito, Cutter. Te ne pentirai, Silas, capito? Io ti ucciderò! No. Non credo proprio. Un rifiuto umano. E ne vado. Poi saranno orgogliosi. Ehi! Venite qui, bastardi! Avanti! Sono qui! Chi siete? Ethan Kenway, al vostro servizio. Ma io non riesco a capire. Che ci fate? Seguitemi, signor Church, e presto capirete.